mia cazzosissima cameretta. Avevo chiesto questa settimana sul canale di farmi delle domande scomode tramite la funzione di community di Borgadroid. E contrariamente a tutte le altre volte in cui vi dico delle comunicazioni e voi non rispondete, quando vi ho chiesto questa cosa invece mi avete subissato di domande. Perché quando vi viene chiesto di fare cose scomode saltate fuori anche dai tombini, manco forse delle Ninja Turtles. Niente dottore, perché questo accento è tutto qua dentro. Questo significa che siete dei pezzettini di perché quando vi viene chiesto di fare qualcosa di utile non lo fate. Ma quando vi viene chiesto di fare qualcosa di scomodo, mi avete fatto un bordello di domande. Ma siccome io non sono come tutti gli altri, Jason, io non sono come tutti gli altri, io sono di me. Tutti gli altri youtuber vi rispondono a 5, 10, massimo 15 domande. Io risponderò a 64 domande circa. Sì, ho cambiato telefono, Galaxy S8 Plus. Vi avevo chiesto sul canale di farmi delle domande scomode e voi ovviamente pestilenziali come la fece. Mi avete fatto una marea di domande, di cui tra l'altro una molto ricorrente. C'è una domanda che significa che voi... È una domanda che significa che voi siete talmente insicuri che volete sapere se un vostro beniamino ha fatto qualcosa prima. Fumo e rido. O dopo di voi, per capire quanto siete anormali. Su 300 domande, 50 domande sono: quando la prima volta? Quanti anni avevi? Come mai siete così morbosi di sapere quando? Prima domanda: sei maschio o femmina? Non pensavo che il professor Rock fosse iscritto al mio canale. Per quanto tempo rimarrai su YouTube? Ci rimarrò finché ho cazzi. Insomma, non mi va di buttare via 8 anni di video così. Facciamo così, finché non mi sposo. Demon Arazella, un messaggio lungo. Gegio, ma che ne pensi della gente che apre Patreon o chiede donazioni su Twitch in quanto guadagnare su YouTube è diventato più difficile? Comunque... Non lo sentivo da un pezzo. Allora, questa è una bella domanda perché... Chi chiede i soldi su Patreon e magari ha un canale da 1 milione di iscritti è meglio che vada a... che si trovi un lavoro. Perché io il Patreon non lo apro perché io non ho né 1 milione di iscritti e ultimamente è vero che su YouTube non si guadagna più niente. Ho un canale piccolino, faccio poche visite, quindi prendo una mancetta. Oh, ci sono state volte che ho guadagnato più di qualche mancetta, ma più di questo... No, però chi apre Patreon l'ho visto fare da youtuber veramente grossi e quindi è meglio che inizino a vergognarsi, perché se vogliono piovono i 1000 e 2000 euro al colpo. È inutile che aprino Patreon chiedendo soldi alla povera gente che sta morendo per strada. Sì, perché in Italia c'è pieno di gente che muore per strada. Ma vaffanculo. Locker si diverte a fare una domanda retorica. Hai mai tentato di succhiartelo da solo? Gegio, ti sei mai trovato in una situazione sessualmente tesa con una persona con la quale farlo ti farebbe star male? Se si racconta, se no canta Perfect di Ed Sheeran. Mi sono trovato in una situazione del genere in cui io non volevo approfittare o abusare di questa persona e quindi è una situazione un po' al limite del... Sì, mi ci sono trovato, va bene? Va bene, volevi sapere questo? Ed eccola qui! Come è stato e come hai fatto l'amore la prima volta? Allora ragazzi, io ho fatto l'amore, se così si poteva dire, perché non so se di amore si trattasse, sesso, all'età di 17 anni. E praticamente, cioè, io da quel giorno in poi vedo lo stupro come una cosa non così punibile dalla legge. Ok, ok, no, calma, tutte le femmine. Nel senso, sono stato stuprato quasi. Ha detto? Praticamente sono andato con una ragazza molto più grande di me. Io avevo 17, lei ne avrà avuti 27-28. E mi ha praticamente divorato. Era una ninfomane. E quindi io sono stato abusato sessualmente. Ed è una cosa che mi ha segnato veramente tanto, perché è stato bellissimo.
Era una ninfomane del cazzo. E ci sei in tutti i sensi. Ed è stato fantastico. Mi sa che qualcuno cerca rogne. Ok, 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 ok. Abbiamo risposta, l'abbiamo risposta, basta. Adesso non torniamoci più, dai. Rocco Mariani chiede: cantante italiano più bravo secondo te? Faccio soldi e scopo. Faccio soldi e scopo. Faccio soldi e scopo. Scherzo, non ascolto cantanti italiani. Ma poi non sapete che roba che ascolto? Io ascolto. Gegio, hai mai fatto una cosa a tre? Abbiamo mai fatto una cosa a tre? Uno, due e tre. Cosa ne pensi dei polacchi? Salutami, sei un grande. Penso che voi polacchi dobbiate smetterla di fare aggiornamenti del Gwent. Perché? Perché continuate a cambiarmi le carte, poi il mio mazzo non va più bene. E quindi è questo che so di voi polacchi, che siete, che avete fatto The Witcher. Su che sito porno andavi a farti le serie? Non capisco questo parlare al passato. Qual è il tuo artista preferito in campo musicale? Ultimamente ascolto tantissimo Unproven. Unproven, proven. Però il mio preferito in assoluto è Party Razor. Cosa pensano i tuoi amici del tuo canale e successo? Allora, siccome il mio canale va avanti da 8 anni, quindi il mio successo va avanti da tanto, ormai se ne sono fatti una ragione, comunque un po' come tutti, no? Cioè, compiacioni, fanno finta che la cosa non gli pesi e sotto sotto muoiono dentro. A parte che se sono amici veri, dovrebbero gioire per le tue vittorie e i tuoi successi. Se sono amici veri, ho detto, Trees. Ho fatto un peto, che ne pensi? Penso che sono fortunato ad essere dietro ad una telecamera e tu dietro ad uno schermo, in modo che io possa solo aver letto, dico, tante gesta e non averle odite, odate, odorate. Gegio, sei razzista o comunque qual è la tua opinione in materia? Non so se avete notato il colore della mia pelle, sono più bianco di quel muro, perché quel muro ormai sarebbe da imbiancare, cioè nel senso, ragazzi, insomma, se me l'aveste chiesto quando andavo alle superiori, mi avrei chiesto. Parola, vivi il duce, il lavoro e la libertà, ritorneremo prima. Viva il duce, viva il re, noi ritorneremo, viva il duce. Insomma, in sintesi, ragazzi, se fosse così mi starebbe sul cazzo Goku, Vegeta, Trunks e tutti quei mezzi sanguigni. Mi starebbero simpatici, quello Krillin, Tenshinhan, Yamcha. L'importante è che facciamo parte tutti dell'universo 7. Sapete che mi sta sul cazzo? Quello dell'universo 9, 10, 11. Rama Green chiede: quante ragazze hai avuto? Che no? Allora, se per avuto intendi fidanzamenti ufficiali, c'è un numero ben preciso e ovviamente non è esagerato, perché quando stai tanti anni con una persona, la mia relazione più lunga, ma non me l'avete chiesto quando è stata la mia relazione più lunga, quindi non vi rispondo. Spotted04 chiede: come stai sul divano? Io scomodo. Proviamo. Io comodo, grazie. Qual è il tuo personaggio preferito di Death Note? Eh beh, ovvio, Light. Hai sempre avuto questo tuo carattere eccetera, YouTube? Io sono così. Io sono così. Rimpiango di non aver fatto YouTube quando avevo 16 anni. Perché? Adesso che ci penso, meglio così. Domanda numero 20: con quante ragazze ci hai provato e quante te le hanno data? Questa è la chiara percentuale dei miei flop e in flop. Quindi io darti questo dato, questo è il dato più scomodo, è importante che tu mi potessi chiedere. Perché hai mai pensato di cambiare look nella tua cazzosissima cameretta? È vero, però non so, io, cioè, non so se avete notato che quando metto un avatar, quando metto un'immagine di copertina su Facebook, resta quella per 7 anni. Cosa ne pensi inoltre del grande Führer, nonché miglior amico del Duce e delle sue gesta eroiche e altruisti insieme alla sua grande squadra Roma, Berlino, Tokyo? Penso che se la fossero giocata meglio non sarebbero finiti in Serie B. Cambierai mai capigliatura? L'ho cambiata quest'estate, guardate i video di quest'estate. Li avevo tirati in su, poi in giro non mi riconosceva più nessuno, vi dico la verità. Cioè, non è che li ho tirati in giù perché non mi riconosceva più nessuno, è che ogni giorno farci i capelli in su, io non voglio mettere niente. Quando hai girato il video di Puttanella of Duty, cosa avresti scelto tra il gioco di Clapis e la ragazza nella realtà? Dai.
Dai, Giorgio, facciamo l'amore. Se ci fosse stata, secondo te, Geggio, nei pizzoccheri è meglio la verza, le erbette o i fagiolini? Io ti consiglio di mettere i bruscanzoli, che sono un'erbetta che cresce dietro i fossi qui in Veneto, magari voi li chiamate diversamente, perché hanno quel... Geggio, ma secondo te nella carbonara è meglio la pancetta a dadini o il guanciale? Metti quello che vuoi, perché dirò una cosa molto impopolare in Italia, la carbonara mi fa cagare! Geggio, dove vai in vacanza quest'estate con i soldi di YouTube? Ti dirò una cosa, Alessandro, che per andare in vacanza con i soldi di YouTube mi devono rapire! Come ci si sente a sedersi sopra dei Lego sparsi sul pavimento? Non so, proviamo! Aia! Aia! Quali sono le tue perversioni? Dovete sapere che io adoro condire l'insalata dentro la minestra. Mi rispondi nel prossimo video? Mussolini, Hitler o Stalin? Ma io direi più Barbara D'Urso. Quanto è scomoda la tua sedia? È solo rotta, ma non è affatto. YouTuber che odi? No, perché poi voi andate a taggarli, a dirglielo. Ce n'è uno che è brutto, ma brutto, anzi due che sono brutti, anzi adesso che ci penso, insomma, sono veramente brutti. La tua prima volta, adesso ognuno che mi chiede questa cosa mi ficca una penna su per il... Hai mai usufruito dei servizi offerti di una prostituta? Beh, se per offerti intendi senza pagare... No. Il luogo più strano dove hai fatto sesso? Al parco dove giocano i bambini la domenica pomeriggio. Dentro il bagno, ovviamente. Hai mai messo incinta una ragazza mentre derubavi una vecchietta? No, perché io in quel caso metto incinta direttamente la vecchietta. Figa. Anche se è in menopausa, anche se non ha più ovuli, anche se non è più fertile. E niente. Ti sei mai fatto una sega mentre stavi cagando? No, perché tu non puoi espletare due cose da punti diversi. Però mi è successo, e mi capita sempre, che mi scappi da cagare ogni volta che io voglia farmi una sega. Oltre a fare i video, lavori, cosa ti piacerebbe fare da grande? Beh, considerando che grande lo sono già, e più grande di così, spererei di non diventarci per un bel po'. E io lavoro già, faccio lavoro in un negozio di cui non dirò il nome. Perché hai voluto fare lo youtuber? Per me questa è la domanda più scomoda di tutte. Non è che ho voluto, io sono stato fra i pionieri nel 2009-2010, quindi non è che ho voluto, eravamo un mondo nuovo, perché adesso chi inizia sa già tutto, no? L'iter da fare, diventi famoso, ti chiamano, vai a fare l'ospitata, bla 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 bla. Invece per noi era tutto nuovo, non sapevamo minimamente dove questo ci avrebbe portato. Quanto bestemmi al giorno? Zero, perché vi ho già detto che io non bestemmio. Mettiti sulla punta del divano, vedrai come è scomodo. Cazzo, mi è caduto il telefono vecchio, per fortuna era quello vecchio e non quello nuovo. Leggerò mai più una vostra domanda! Geggio, cosa deve indossare una ragazza per farti eccitare? Adesso una battuta scontatissima da Ebe ti sarebbe: cosa non dovrebbe indossare? Una bella canotta, sapete quelle canotte attillate? Quelle canotta? Quegli indumenti lì da Avril Lavigne. Dovete sapere, ragazzi, che esistono due tipi di ragazze. Una è una ragazza fuego e l'altra è una ragazza muy el fuego. Quindi voi siete per le ragazze fuego o per le ragazze muy el fuego? Fuego o muy de fuego? Cosa consiglieresti? New 2DS XL o Nintendo Switch? Perché la Switch è troppo figa, cazzo. Switch power everything Nintendo. Quante sberle ti davano in media i tuoi genitori quando erano piccoli? No. Quante sberle ti davano in media i tuoi genitori quando eri piccolo? E quando eri Gohan? È bellissima sta battuta! È bellissima! Solo che in Italia si chiama Junior, quindi... Poi c'è Vegeta, il principe dei Saiyan, che... Hai mai scopato quella vicina? E se sì che scopa usi, uso quella del principe dei Saiyan. Ma perché stai... Insomma, mi ha scritto tante di quelle cose. Oh, Vegeta, pensa a raggiungere l'Ultra Inst. Perché qui ti vedo un attimo Saiyan. Se dico déjà vu, tu cosa mi rispondi? Planine. Déjà vu. Déjà vu. Planine. I just been your space. Déjà vu.
Bella Jejoz, sei mai stato in America? Ti piacerebbe andarci? E quale posto vorresti visitare? Prima di tutto vorrei visitare il Giappone. E poi l'America. Non ci sono mai stato, voglio andarci. Primi posti da visitare: Albuquerque e tutto il confine con il Messico per via del telefilm con Breaking Bad. Metto quota dice: per te la cipolla? Ma certo che no, per me è sempre stato pasta e fagioli. Nella tua prima volta la ragazza ha ingoiato o sputato? Il problema è che ha ingoiato, e infatti mi ha messo in testa questa cosa che le ragazze devono ingoiare. Io ho scoperto che mi ero tarato le mie aspettative un po' troppo in alto. Cosa ci fa Goku di quarto livello sul tuo computer? Aspetta di essere canonicizzato. Hai mai provato qualcosa per Krillin? Sono più un tipo da Yamcha io. Se fosse reale te lo scoperesti, Isoca? Veramente mi scoperebbe lui, visto le sue... Bene, le domande terminavano qui. Questo Q&A è finito. Oclon, iscrivetevi al canale, ovviamente. Iscrivetevi al canale e aggiungetemi su Instagram, perché ne facciamo delle... Oclon, e la prossima. This is my pee-pee. 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 This is